A distanza di quasi un mese il Notaresco torna a vincere, mancava dal 6 gennaio contro il Matese e lo fa nel big match di giornata contro un avversario di grande livello al termine di un incontro piacevole. Tre punti d'oro per la compagine rossoblù che scala una posizione in classifica, accorcia rispetto alla seconda in graduatoria, ma soprattutto vale da un punto di vista mentale perché tiene dietro una concorrente diretta per occupare le zone nobili. Sul fronte formazioni mister Massimo Epifani conferma per 10 undicesimi lo schieramento sceso in campo al Filippo Ditella di Vasto Girardi. L'unica eccezione è Cancelli che torna a titolare al posto di Banegas. Il tecnico abruzzese Federico Giampaolo invece deve rinunciare a Sbaffo ed è lo squalificato De Chirico. Tra i pali confermato Santarelli, titolare anche l'ex Liguori, solo panchina per l'ex Teramo Piccioni. Il match entra subito nel vivo con le due squadre subito propositive ed infatti all'ottavo il Notaresco passa. Sugli sviluppi del primo angolo a favore, sul colpo di testa di Marchionni è reattivo l'intervento di Santarelli. L'azione prosegue ed è Capitan Speranza con una girata a volante a trovare l'angolino vincente. 1-0 e primo gol in campionato per il capitano rossoblù, marcatura che ha tanto ricordato quella siglata in Coppa Italia al Cibali di Catania. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del presidente Di Giovanni prova a cercare subito la via del raddoppio e dal 21esimo ci va veramente a un passo. Sul tiro cross del solito Marchionni, deviazione di Cancelli con palla che termina alta di pochissimo. La prima vera risposta della Recanatese, che gioca molto il pallone, nasce da un mancato anticipo di Gallo alla mezz'ora. Il tiro di Pera lambisce il palo alla sinistra di Sciba. Il match è piacevole e le azioni si sviluppano con continuità. Al 38esimo è Bianciardi a concludere senza troppa precisione sull'assist di Marchionni, mentre al 41esimo è provvidenziale prima Sciba e poi Blando nello spazzare l'area sull'affondo di Pezzotti. Poco prima del riposo, infortunio muscolare, al momento di calciare dal limite per Marchionni. Qualche contestazione perché la palla non viene subito buttata fuori, ma alla fine il numero 7 esce al suo posto Banegas. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo al secondo tempo con la Recanatese che ha un approccio migliore ed infatti al quarto i giallorossi trovano il pari, Sciba è bravissimo su Pezzotti ma nulla può sul tapin vincente dell'under Curzi. 1-1 è tutto da rifare per i padroni di casa. L'inerzia passa a favore della Recanatese che gioca molto ma crea poco e Sciba di fatto non corre pericoli. Si susseguono i cambi e la scintilla arriva al 28esimo quando il tiro di Banegas termina di un niente sul fondo, occasione che scuote i rossoblù che nel frattempo hanno mandato in campo Palumbo e Cesario che hanno un ottimo approccio. Non a caso al 36esimo ecco la rete che deciderà il confronto, Blando per la corrente Palumbo, sponta intelligente per Banegas che non ci pensa su due volte e lascia partire un tiro che con deviazione di Raparo non lascia scampo a Santarelli. È la quinta rete per l'atleta argentino, fondamentale, che regala un successo quanto mai prezioso sotto tutti i punti di vista. Nei restanti minuti finali infatti non succede più nulla, nonostante la pressione esercitata dai leopardiani. E al fischio finale il Notaresco può festeggiare la settima vittoria stagionale, la quarta casalinga. Di contro arriva il secondo stop per la Recanatese. Mister, sono tre punti davvero d'oro perché salite di una posizione in classifica, accorciate sulla seconda piazza e soprattutto tenete a debita distanza una concorrente importante come la Recanatese. Ma è una vittoria importante per noi, per la testa, perché venivamo da un periodo un po' tra virgolette sfortunato, se vogliamo chiamarlo così, perché meritavamo di portare a casa qualcosa di più, non l'abbiamo portato. E vedevo un ambiente abbastanza triste, i ragazzi non lo meritavano e oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e credo che abbiamo vinto anche meritatamente perché abbiamo sia sofferto, sia giocato bene, sia abbiamo creato occasioni contro, ripeto, una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per i gradini alti. Avete trovato subito il gol con Capitan Speranza, marcatura che ha ricordato un po' quella di Catania in Coppa Italia. Nel primo tempo di fatto avete controllato bene, nel secondo tempo l'approccio è stato migliore della Recanatese che aveva preso anche l'inerzia del match e poi la scossa con quelle due conclusioni di Banega. Ma io sapevo che la partita era lunga, sapevo che incontravamo una squadra forte, sapevo che avevamo qualità dall'altra parte. Però noi siamo stati bravi nel limitarli, specialmente nel primo tempo perché accorciavamo sempre bene in avanti e abbiamo cercato di farli giocare il meno possibile. E poi il secondo tempo siamo ripartiti dopo 4 minuti, con ingenuità nostra li abbiamo fatti pareggiare
Poi abbiamo avuto 10 minuti dove loro sembrava che si potevano mettere un pochettino in difficoltà, però la squadra si è rimessa con la testa giusta, abbiamo fatto bene, siamo ripartiti bene, abbiamo iniziato a giocare anche noi bene e abbiamo creato quelle situazioni con siamo andati in vantaggio con un grandissimo gol di Banegas. Di questo ne sono contento per il ragazzo. Però sono contento di tutti oggi, sono contento di tutti, anche di Palumbo come è entrato. È un momento che abbiamo bisogno un po' di tutti. Venivamo da un periodo un po' particolare, vederli gioire alla fine in questo modo per un allenatore è bello, perché poi io vivo lo spogliatoio tutti i giorni e vedevo i ragazzi che erano molto tristi. E oggi gli ho chiesto una grande partita, l'abbiamo preparata bene, gli ho detto che non dovevamo sbagliare niente sotto l'aspetto tattico, dovevamo cercare di essere maniacali con noi stessi e l'hanno fatto e sono contento. Adesso recuperiamo e pensiamo alla partita di domenica. Mister, è stata una partita, quello che si diceva alla vigilia, rispettato i pronostici, nel senso è stata una bella partita intanto sul campo, poi alla fine ha vinto il Notaresco con la zampata nel finale. Sì, è una partita che noi, dopo aver pareggiato, avevamo l'inerzia della partita, per cui nel momento diciamo così migliore abbiamo preso quel gol dove non lo dovevamo prendere, dovevamo stare un pochino più attenti, un pochino più compatti, perché loro poi alla fine buttavano la palla in avanti e giocavano spesso sulle seconde palle. E noi lì siamo stati un po' ingenui, anche se poi le occasioni per andare in vantaggio anche sull'1-1 ce l'abbiamo avuto. La squadra alla fine fa la prestazione, l'ha fatto, come dicevi, si sono incontrate due squadre forti, però questa è la seconda volta che ci capita anche a Castelnuovo, nel momento migliore abbiamo preso gol. Se vogliamo stare su lì in cima a lottare per vincere il campionato dobbiamo essere un pochino più equilibrati, capire i momenti della partita. Sapevamo che loro avevano 3 partite una settimana, per cui dovevamo stare più attenti, perché la troppa foga alcune volte, anche il troppo nervosismo secondo me, poi porta a fare degli errori. Spero che ci sia, dobbiamo fare mente, dobbiamo essere bravi a capire dove abbiamo sbagliato e dobbiamo andare avanti. Il campionato è lungo, è normale che questa era una partita che per come si era messa non dovevamo assolutamente perdere. Inizia a favore nel secondo tempo, che ti ha anche permesso di mettere più peso di esperienza, soprattutto in attacco con Piccioni percorsi, Under che comunque in 2 partite ha segnato 2 gol. Sì, Cursi è un 2003, sta facendo benissimo, poi alla fine ho messo Piccioni, un giocatore più d'esperienza, per cercare pure di vincere la partita oppure di tenere più la palla. Ma la prestazione c'è stata, io non posso dire che non c'è stata, è che dobbiamo saper leggere meglio la partita, perché sono partite importanti dove bisogna stare sempre lì concentrati e invece alcune volte ci facciamo prendere dalla foga, anche da un po' di nervosismo, e questo sicuramente non va bene.